Quali sono le migliori combinazioni di case presenti in uno specifico archetipo di unico? E perché proprio quelle determinate fazioni piuttosto che altre? E trovarle assieme in un deck garantirà in modo certo l'aver ottenuto quella tipologia di mazzo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. In un precedente video abbiamo parlato delle varie tipologie di deck presenti nel nostro amato gioco di mazzi unici al mondo. Analizzando solamente le varie statistiche sul grafico ARK, potrete recuperare il video in questione cliccando sulla scheda appena apparsa in questo momento, ma senza prendere in esame la parte più dettagliata dell'argomento, ovvero per ogni archetipo, quali sono le casate che ne rappresentano la vera essenza, senza le quali un control, ad esempio, non sarebbe più tale. Mi sono rivolto così, ancora una volta, a Dammat, per cercare uno spunto dal quale buttare giù un discorso per scavare più a fondo nella questione. E di lì a poco siamo riusciti, o per meglio dire, è riuscito a darmi una lista completa di case che rappresentano il motore rombante di ogni archetipo presente in Keyforge. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. Volevo ringraziarvi di cuore dato che abbiamo raggiunto i 1000 iscritti. Giunti a questo traguardo, ci saranno dei contenuti e soprattutto delle novità interessanti che arriveranno presto qui su YouTube e anche sul profilo Instagram che come sempre vi lascerò in descrizione. Restate sintonizzati perché se ne vedranno delle belle. Ed ora scopriamo assieme quali sono le case che devono essere presenti, ipoteticamente, in un Rush, un Control nelle sue due forme e un Disruption in Keyforge. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video si prenderanno in esame delle case ideali con determinate carte al loro interno che se trovate in un singolo unico potranno determinare la presenza di un archetipo ben specifico. Detto ciò, ricordate sempre che in Keyforge la creazione di un mazzo è del tutto casuale e non è in nessun modo garantito che se sia presente una certa fazione nel deck sia per forza di cose presente anche il suo rispettivo tipo di unico. Partiamo da subito con uno degli archetipi che già dal primo set ha imposto il proprio predominio che purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, ha visto con il passare del tempo e delle espansioni affievolire il proprio potere dilagante. Sto parlando dei mazzi Rush, ma quali sono le casate che ne rappresentano di più le caratteristiche ideali? Le ombre, dove spiccano carte come Mano Fantasma, Scarica Nervina, Lavoro di Routine, Troppo da Proteggere, Dente d'Argento in combinazione con Corridore del Crepuscolo, Monello, Mappa del Tesoro, soprattutto se giocata di primo turno, e la nerfata Trucco della Civetta de Il Richiamo degli Arconti, i Selvaggi del medesimo set con Stregone Cacciatore, Gru Empeloso, Canto di Fertilità e con la combinazione iconica di Pixie della Polvere e Richiamo della Natura andranno a creare una rosa perfetta di elementi ideali che potrebbero far parte del vostro arsenale bellico se avrete tra le mani un deck Rush. Anche in Ondata Oscura, carte come Gruen Acquatico e la ristampa della sua controparte terrestre, il ritorno del Canto di Fertilità e l'arrivo in pompa magna di servitori come Chelonia e Stregone dell'Alba hanno fatto sì che il Rush riuscisse a dire la sua anche attraverso la meccanica della marea. Ma converranno con me i forgiatori più navigati che in Dark Tidings è giunto solo il fantasma di quello che erano i veri e propri Rush presenti nel Richiamo degli Arconti. Ricordo ancora che nel primo set, quando si sbustava un deck, avere queste fazioni, ombre e selvaggi, già faceva pregustare l'arrivo imminente di una cascata di ambre. Poi, nel mio caso nello specifico, uscivano certe ciofeche che non erano valide neanche per i tornei SAS Cup 40,
Ma queste sono altre vicende che apparterranno e approfondiremo magari in un prossimo video. Tralasciando i ricordi, passiamo ora al control nelle sue forme Ember e Board. Il primo che agisce direttamente sulla riserva avversaria in modo diretto, rubando ambre, facendole perdere o semplicemente alzando il costo attuale di creazione di una chiave, e l'altro che attraverso i servitori che impiega sul terreno cerca di rallentare la forgiata rivale catturando ambre sulle creature per poi proteggerle o cercando in qualche modo di renderle il più longeve possibili. Sì, ma attraverso quali carte? E soprattutto, quali sono le casate di appartenenza di queste ultime? Scopriamolo assieme. I logos di mondi in collisione, con carte come Jade Jade 4x4 come rappresentante principale di categoria, il molto più che noto trapianto dimensionale, utile per controllare un dilagante accumulo di ambre avversario in fase di forgiata, e la serratura universale rappresenteranno un trio davvero distruttivo. Anche in Ondata Oscura, i Logos sono una buona rappresentanza in Ember Control, dato che la fazione dei meccanici e scienziati del Crogiolo ha visto la ristampa sia dello Jade 4x4 che della serratura, aggiungendo al proprio arsenale la copia rivisitata del principio effervescente con l'arrivo del principio di immersione. Anche le ombre, provenienti da qualsiasi espansione, con i loro alti e bassi, a modo loro, in questo caso sono da reputarsi più che utili, dato che sono l'unica casata che già dal principio del gioco ha avuto una valenza doppia in termini di utilizzo. Già, infatti, avendo la possibilità di usufruire al meglio della parola chiave rubare, esse sono sempre state intese come valide alleate sia dei mazzi Rush che proprio degli Ember Control, andando ad agire esclusivamente sulla riserva avversaria per apportare un vantaggio a chi le ha utilizzate in partita. Per quanto riguarda invece l'altro fronte, ovvero i board control, possiamo trovare praticamente tutte le case che hanno un gran numero di servitori che sono difficili da rimuovere dal campo di battaglia, come ad esempio i Brobnar de Il Richiamo degli Arconti, tutti i dis che vanno a far perdere ambre attraverso gli effetti distrutto o attraverso l'effetto gioco dell'infornace, i selvaggi di mutazione di massa con la loro sinergia mutante, vedasi formicida o il più comune demon bestia, o addirittura i sanctum presenti in qualsiasi set dove essi siano stati giocati. Ma al primo posto in assoluto, che rappresenta un vero portabandiera di questo archetipo di mazzi, c'è una casata che è giunta sui tavoli da gioco con la pubblicazione dell'espansione Viola. I Sauriani di Mondi in Collisione sono l'emblema della consacrazione del board control in Keyforge. Guardando la lista delle carte di Casa Repubblica, è raro trovare qualche effetto che non vada ad interagire con una delle due riserve presenti in gioco. Basti pensare ad elementi come Scutum Imperiale, Prefetto Ludo, Retore Gallim, Odoak il Patrizio, Crassosaurus in combinazione con Esilio e Six Emperor Tyrannosaurus, e il micidiale duo Interessi della Città-Stato ed Antico Potere. Ma anche Gargantodonte, Primus Unguis, Senatore Bracchus, e si potrebbe andare avanti per molto ancora. Insomma, in casa sauriana non manca di certo una buona dose di controllo. Avere questi alleati al vostro fianco durante un match sicuramente non vi farà temere delle offensive rivolte verso la vostra preziosa riserva di ambre. Insomma, se avrete a disposizione un valido assortimento di lucertoloidi nel vostro mazzo, raramente saranno loro a darvi dei problemi in termini di sinergia. Chiudiamo un discorso aprendone un altro, giungendo infine all'ultimo archetipo principale, ovvero il Disruption. Ebbene, c'è poco da dire, in questa tipologia di deck la casa regina è indubbiamente Dis, che avendo lasciato il posto agli insondabili in Ondata Oscura, ha visto quest'ultima categoria di unici uscirne piuttosto indebolita,
dato che gli insondabili non hanno inciso sul controllo avversario in modo così cruento come solo i demoni violacei hanno saputo fare. Quindi abbiamo appurato che gli abitanti del sottosuolo del Crogiolo sono i maggiori fautori del Disruption. Ma in che modo hanno creato questo predominio schiacciante? Attraverso carte come la famosissima Controllare i Deboli, l'Imp delle Braci, l'Infornace, il Restringuntus e la Succube, i Dis hanno sempre avuto pieno potere sul controllo non della board o della riserva di ambre avversaria, ma come già anticipato, sul gioco rivale. Esatto. A differenza di altre fazioni, dove la partita veniva giocata attraverso l'utilizzo di servitori ed azioni a supporto, nel caso dei Dis, in qualsiasi espansione in cui essi siano stati presenti, non sono mai mancate carte che obbligavano l'avversario a scegliere una carta piuttosto che un'altra, a distruggergli una chiave per poi catturare ogni ambra in suo possesso, facendogli scartare una carta, costringendolo a giocare il suo turno con meno risorse in mano o limitandolo nelle giocate, e così via. Dis è piena di queste risorse, agli imp che a seconda del tipo fanno danno, i demoni che salvo rare eccezioni sono uno più spaventoso dell'altro, hanno artefatti infernali che desiderano infliggere dolore e azioni che, a mio personale parere, sono state create da un sadico solo per vedere uscire di senno i forgiatori. Concludendo, se avrete la fortuna di trovare una bella sezione Dis nel vostro mazzo, vi assicuro che vi divertirete e non poco nel vedere il vostro rivale disarmato davanti con tanta cattiveria. Ora, dopo tutto quello che è stato detto, avrete sicuramente notato che per quasi ogni archetipo sono state nominate una o due case principali. Bene, se a supporto ci sarà anche un pizzico di velocità grazie ai Logos, rinomati per essere nella maggior parte delle volte il motore di pescata di qualsiasi unico che si rispetti, di sicuro non farà male. Immaginatevi di scagliare contro l'avversario ondate continue ed imperversanti di strategie che il vostro deck avrà da offrirvi fino ad ottenere la vittoria finale. Diciamo in parole povere che una piccola dose di aggressività in più potrà solamente che essere ben gradita. Prima di concludere, volevo sottolineare il fatto che le carte prese in esame in questo video sono solo alcuni esempi, quelli più lampanti e conosciuti. Vedrete che, giocando match dopo match, arriverete a conoscere ogni singola casata che rappresenterà un determinato archetipo così a fondo da conoscerne ogni aspetto. Arrivati a quel punto, avrete una tale padronanza delle risorse messe a disposizione dal vostro mazzo che saprete come giocare al meglio ogni singolo turno. E voi, a quale archetipo appartenete? Siete dei Rush, dei Control Board, dei Control Ember o dei Disruption? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione, potrete trovare la wiki e il sito web Archon Arcana con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.